L'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, ha sospeso da ogni incarico Don Alberto Paolo Lesmo, decano di Baggio, accusato di prostituzione minorile per più episodi avvenuti fra il 2009 e il 2011 con l'aggravante di aver approfittato del suo ruolo di sacerdote. Secondo le indagini, Lesmo avrebbe compiuto atti sessuali con un ragazzo quando l'adolescente aveva tra i 15 e i 17 anni, in cambio di corrispettivi in denaro tra i 150 e i 250 euro a incontro. Soldi che poi il ragazzo usava per comprare cocaina, dettaglio di cui il parroco sarebbe stato a conoscenza, pur non avendo mai procurato direttamente la droga al giovane. Scola, impegnato nelle celebrazioni pasquali, ha appena concluso il Passio in Duomo, ha voluto esprimere il proprio sconcerto e il dolore per quanto accaduto, sottolineando in una nota diramata dall'arcidiocesi che la notizia dell'inchiesta è arrivata in curia lo scorso 2 marzo e che si è atteso fino ad oggi per comunicare i provvedimenti assunti nei confronti del parroco per evitare di essere d'intralcio alle indagini. Sicurezza rafforzata a Milano in occasione della Pasqua dopo gli attentati di Bruxelles. Intanto non si spegne la polemica tra la Consulta e Regione Lombardia per la bocciatura della cosiddetta legge anti-moschee. Il giorno dopo le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, la Lega annuncia di voler ripresentare il provvedimento. Gianluca Corrado è il candidato grillino alle comunali. Ritengo che se si votasse oggi, in questo momento storico, afferma, noi a Milano non possiamo arrivare alla doppia cifra, ma in questi mesi riusciremo a esporre una proposta chiara ai milanesi con l'obiettivo di arrivare al ballottaggio, anche se questo è appunto oggi difficile. Intanto Sala sta organizzando una task force di giovani che dovrà attraversare le 9 zone della città e raccogliere le richieste e i disagi dei cittadini. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il TGN. TGN che oggi si apre con una notizia triste che ha creato sconcerto davvero. L'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, ha sospeso da ogni incarico Don Alberto Paolo Lesmo, fino ad ora parroco a Milano Santa Marcellina e decano di Milano Baggio, accusato di prostituzione minorile per più episodi avvenuti fra il 2009 e il 2011 e con l'aggravante di aver approfittato del suo ruolo di sacerdote. A darne notizia è la stessa Curia di Milano. Don Lesmo avrebbe adescato un minorenne online su una chat. Il ragazzo dunque non era stato avvicinato dal religioso perché frequentava la parrocchia. Il particolare emerge dagli atti dell'inchiesta del PM di Milano Giovanni Polizzi, che ha chiesto il processo per il prete e anche per un'altra persona. Come emerge dall'imputazione, Lesmo avrebbe compiuto atti sessuali con il ragazzo quando l'adolescente aveva tra i 15 e i 17 anni, in cambio di corrispettivi in denaro variabili da 150 a 250 euro per volta, cito il virgolettato degli atti. L'inchiesta sarebbe scattata dalla segnalazione di un ospedale nel quale il ragazzo venne visitato nel 2011 anche perché avrebbe tentato il suicidio. Nel procedimento sono state messe a verbale le stesse dichiarazioni del giovane, che ora sta studiando e sta cercando di superare questo shock. Il parroco, sempre stando alle indagini, sarebbe stato a conoscenza del fatto che il ragazzo ai tempi usava i soldi ricevuti per comprare droga, in particolare cocaina, ma il sacerdote non ha mai ceduto direttamente la sostanza stupefacente alla sua vittima. L'accusa di cessione di stupefacenti, assieme a quella di violenza sessuale e prostituzione minorile, è contestata invece all'altro indagato del procedimento, che non è un religioso. Abbiamo detto che la notizia di questa indagine è stata data direttamente dalla Curia, e allora sentiamo direttamente dal Duomo la nostra Anna Maria Braccini, che ricapitola quanto accaduto stamane e ci dà conto della reazione dell'arcivescovo Angelo Scola. Prego, Anna Maria. Buonasera dal Duomo di Milano, dal quale vi stiamo trasmettendo in questo momento. Naturalmente è un venerdì santo di sconcerto, di dolore per la liturgia, per ciò che si sta vivendo, ma anche per quello che sta accadendo ed è accaduto oggi in diocesi di Milano. L'arcivescovo di Milano, il cardinale Scola, sospeso da ogni incarico. Questo è già accaduto nei giorni scorsi, ma il comunicato è stato reso noto oggi. Questo sacerdote, decano della zona di Baggio di Milano, Don Lesmo, si precisa da parte della diocesi di Milano che la notizia dell'indagine a carico di questo sacerdote è pervenuta solo il 2 marzo del 2016 e naturalmente poi in questi ultimi giorni è stato possibile appurare, cito naturalmente il comunicato della diocesi di Milano, la facoltà
per la Chiesa Ambrosiana, per l'Arcidiocesi, di intervenire con questi provvedimenti affinché non si configurassero intralcio alle indagini. Oltretutto si apprende anche che la Diocesi ha saputo solo adesso che nel 2013 Don Lesmo fu raggiunto in parrocchia da una perquisizione ordinata ovviamente degli inquirenti, senza però che il sacerdote ne desse in alcun modo notizie ai suoi superiori diocesani. E dunque si attende, scrive il responsabile delle comunicazioni sociali che firma questo comunicato, Don Davide Milani, si attende ora l'esito del procedimento giudiziario da parte delle autorità civili e anche un procedimento canonico per il quale saranno coinvolti gli organismi competenti della Santa Sede. Il Cardinale Scola esprime lo sconcerto e il dolore per l'accaduto e prega sin d'ora per le vittime dei fatti e i familiari e per lo stesso Don Lesmo. Una preghiera particolare anche per i fedeli naturalmente della comunità di Santa Marcellina in Baggio, ai quali si domanda di offrire spiritualmente la sofferenza causata da questo scandalo e di restare uniti intorno al mistero della passione che abbiamo celebrato stasera nel Venerdì Santo, della morte e della risurrezione di Gesù Cristo, e in attesa che qualche novità venga appurata. Grazie davvero Anna Maria, e si è appena concluso, lo diceva anche la Braccini nel collegamento, la messa del Venerdì Santo in Duomo. È stato il Cardinale Scola a leggere personalmente il Vangelo e nel momento in cui si è arrivati alla morte di Cristo in cattedrale, lo vedete, è caduta un'oscurità completa a significare che il mondo ha perso la sua luce. Al termine della celebrazione l'Eucaristia è stata riposta in un altare laterale e il crocifisso esposto alla pietà dei sacerdoti e dei fedeli che lo hanno potuto baciare in segno di devozione dolorosa. La preghiera universale proclamata dall'arcivescovo insieme ai canonici di fronte ai fedeli è l'emblema di una famiglia grande quanto il mondo che si stringe nell'invocazione intorno alla croce. Le offerte raccolte durante questa e le altre celebrazioni in programma in diocesi saranno destinate alla colletta a favore delle persone bisognose della Terra Santa a cui concorrono tutte le comunità cattoliche del mondo. Diamo ora uno sguardo alla programmazione di Telenova e Chiesa TV per queste celebrazioni pasquali. Sabato sera su entrambi i canali verrà trasmessa in diretta la veglia pasquale con inizio alle 20:55, lo vedete in questo cartello. La domenica poi il pontificale di Pasqua, sempre in diretta dal Duomo, andrà in onda sul canale 195 del digitale terrestre, Chiesa TV appunto, a partire dalle 10:55. L'altra notizia del giorno è quella che riguarda i profughi e l'ex campo base di Expo, perché entro domani i profughi che attualmente sono ospitati lì saranno trasferiti e ridistribuiti. Ad annunciarlo è il capogruppo di Area Popolare alla Camera, Maurizio Lupi, a seguito di un confronto avuto col ministro dell'Interno Angelino Alfano. Al momento, nella struttura Expo, dove alloggiavano gli operai, rimasta inutilizzata al termine dell'esposizione e adibita dalla prefettura a centro d'accoglienza che può contenere fino a 500 persone, ce ne sono un centinaio circa. Abbiamo dato una pronta risposta alla polemica sollevata in questi giorni intorno all'area Expo, per la quale è definitivamente chiarito che non ospiterà immigrati, ha affermato Lupi. Il prefetto Marangoni, come ricorderete, aveva deciso di destinare temporaneamente all'accoglienza dei richiedenti asilo inviati dal Viminale nell'ambito del piano di distribuzione fra tutte le regioni delle migliaia di africani che sbarcano quotidianamente nei porti calabresi e siciliani proprio quell'area. Fatto sta che ora è arrivato il dietrofront con i primi 100 migranti accolti che ora saranno trasferiti nelle altre strutture regionali. Sicurezza rafforzata a Milano durante le festività di Pasqua. Milanesi poi in viaggio verso mare e montagna, ma qui si resta con un po' d'angoscia, anzi tanta, per quello che è accaduto martedì mattina a Bruxelles. Il servizio di Alberto Carreras. Sono scattati a Milano i piani di sicurezza con controlli rafforzati sul territorio cittadino durante le festività pasquali. Sorveglianza aumentata, controlli intensificati da parte di polizia, carabinieri e vigili urbani.
La prefettura, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, ha dato disposizioni per aumentare i livelli di attenzione, soprattutto negli obiettivi definiti sensibili e nei trasporti pubblici. È stato comunque ribadito che dal punto di vista terroristico non ci sono informazioni che riguardano direttamente il capoluogo lombardo. Intanto, con la chiusura delle scuole, è iniziato l'esodo pasquale verso le località di villeggiatura. Mare e città d'arte al primo posto, preferite comunque mete vicine. Si calcola che dovrebbero essere 10 milioni gli italiani che saranno in movimento, il 7% in più rispetto allo scorso anno. I rientri sono previsti soprattutto nella giornata di lunedì. Polizia stradale e carabinieri hanno intensificato la presenza su strade e autostrade. L'ANAS ha ridotto i cantieri che in questo periodo avrebbero intralciato la circolazione. Il 37% dei milanesi, secondo la Camera di Commercio, privilegerà le città d'arte con soggiorni dai 2 ai 4 giorni. Bene i laghi lombardi, che saranno la destinazione del 15% dei residenti nella regione. Si spenderanno in media dai 500 ai 1000 euro a persona. Non dell'esodo e di questi dati, ma dell'allerta terrorismo che coinvolge anche Milano si parlerà questa sera dalle 20.30 alla puntata odierna di Linea d'Ombra. I presenti saranno Caterina Anselmi, coordinatrice Giovani Fratelli d'Italia milanese, Alessandro Burato, esperto di terrorismo dell'Università Cattolica, Daniele Naum, responsabile cultura del PD milanese, Pietro Tattarella, capogruppo di Forza Italia Milano, e Abdal Sabur Turrini, direttore generale Coreis. A condurre questa sera ci sarà il nostro Massimo Scarinzi. Si nascondevano da almeno 2 settimane in un appartamento al 7° piano di un palazzo di via Duca d'Aosta a Romano di Lombardia, cercando di non dare nell'occhio. Lui, evaso dal carcere in Svizzera grazie a lei, 32 anni poliziotta nel penitenziario, fuggita insieme a questo siriano di 27 anni. I militari hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso e sono serviti 4 carabinieri per bloccare la donna, esperta in arti marziali, in karate. Dopo l'evasione i 2 erano arrivati nella cittadina lombarda, dove la poliziotta penitenziaria aveva alcuni contatti tra la comunità slava, date le sue origini balcaniche. Tutto lo stabile, un condominio di 9 piani con 36 appartamenti, abitato per lo più da arabi e slavi, è stato ispezionato alla ricerca di questi 2 fuggiaschi. I 2 uscivano pochissimo anche per gettare l'immondizia. In una stanza, forse l'avete visto in una delle prime immagini, c'erano numerosi sacchi di pattumiera e negli ultimi giorni i 2 si stavano preparando a partire. Secondo gli inquirenti erano diretti in Medio Oriente, sono stati incastrati dalle telefonate e dai video inviati con i loro cellulari ai familiari. La Lega Nord in Consiglio regionale della Lombardia promette che verrà ripresentata la legge anti-moschee, che è stata dichiarata illegittima, come sapete, dalla Corte Costituzionale. Proprio ieri sera, l'abbiamo dato anche qui sostanzialmente in diretta, sono uscite le motivazioni di questa sentenza, ma la Lega non si arrende. Sentiamo il servizio. Non è consentito a una regione, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino e compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto nei luoghi di culto. Con questa motivazione la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di un articolo centrale della legge regionale della Lombardia voluta dalla Giunta Maroni sulla costruzione di nuove moschee. Il testo è appena stato depositato. Ricordiamo che nel 2015 la Lombardia aveva modificato la propria legge sul governo del territorio, creando vincoli e barriere alla costruzione dei luoghi di culto. Suona come una tremenda beffa leggere questa motivazione, ha detto Viviana Beccalossi, assessore regionale al territorio, proprio in queste ore caratterizzate dall'ennesima strage di matrice islamista. Noi non vogliamo discriminare alcuno, ha continuato la Beccalossi, ma certamente porre regole chiare che valgano per tutti. Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, ha dichiarato che verrà presentato un nuovo progetto di legge in Consiglio regionale che avrà comunque le medesime finalità del precedente. Con l'Europa sotto attacco serve assolutamente una normativa che regolamenti le moschee, poiché non è possibile regalare diritti senza pretendere nulla in cambio. Sono una 15 gli scantinati e i luoghi non appropriati a Milano dove i musulmani si raccolgono in preghiera. Una realtà difficile da tenere sotto controllo e con poca trasparenza. Meglio sarebbe, secondo le opposizioni in Consiglio regionale, avere invece moschee adeguate dove tutto avvenga alla luce del sole.
Intanto, in Consiglio di Zona 2, la Lega ha chiesto di chiudere tutte le moschee nelle periferie milanesi, soprattutto nella zona compresa tra via Padova e viale Monza, dove la situazione sta diventando sempre più incontrollabile. Restiamo sulla scena politica, ma passiamo a quella cittadina, a quella milanese, alle comunali del 2016, perché anche il Movimento 5 Stelle ha il suo candidato, è Gianluca Corrado, dopo le consultazioni confermative online tenute proprio ieri dai grillini. Voglio una Milano a misura di famiglia, sono le sue prime parole. Intanto nel centrodestra Parisi trae nuovo vigore dalla visita di ieri di Giorgia Meloni qui nel capoluogo lombardo, mentre Giuseppe Sala sta organizzando una task force di ragazzi che gireranno per le nuove zone di Milano a raccogliere indicazioni, sensazioni e richieste e disagi dei cittadini. Sentiamo. Siamo pronti a lavorare per far diventare Milano una città a misura di famiglia in cui le periferie tornino a vivere. Sono le prime parole pronunciate da Gianluca Corrado, avvocato penalista, 39 anni di origini siciliane, ufficialmente il nuovo candidato sindaco nel capoluogo lombardo del Movimento 5 Stelle. La consultazione online avvenuta ieri lo ha premiato con 634 voti. Prende il posto di Patrizia Bedori, che si era ritirata dalla competizione. Gianluca Corrado ha sottolineato che sogna una città in cui l'aria torni respirabile senza gridare all'emergenza smog ogni settimana. Una città in cui ci sia più sicurezza per tutti i milanesi. Sul fronte del centrodestra, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Milano per la campagna elettorale di Stefano Parisi, ha ribadito che uniti si vince, cosa che avviene a Milano. A Roma invece le posizioni restano distanti e nella capitale, con la frammentazione, si rischia di consegnare la città per 5 anni al centro-sinistra o ai 5 Stelle. È stato anche puntualizzato che, secondo un sondaggio della CISL, il 36% dei milanesi ha bocciato l'operato dell'attuale giunta di Palazzo Marino. Giuseppe Sala, intanto, ha incontrato 200 volontari che dovranno propagandare la sua campagna elettorale sul territorio cittadino. L'obiettivo è raggiungere 1000 giovani che nelle 9 zone di Milano dovranno prendere nota di quelle che sono le richieste più pressanti della popolazione. Il 9-10 aprile ci sarà una grande mobilitazione con oltre 150 gazebo. Vediamo ora le foto dell'intervento dei Vigili del Fuoco per un principio di incendio all'interno del Castello Sforzesco a Milano, a causa di un mozzicone di sigaretta gettato in una intercapedine. La sigaretta ancora accesa ha bruciato alcuni rifiuti che erano nello spazio e ha provocato del fumo che ha messo in allarme visitatori e sorveglianza. La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata alle 11 di questa mattina e nel giro di mezz'ora il problema è stato risolto. L'ipotesi è che il mozzicone sia stato lanciato da un turista quantomeno incauto. Ancora cronaca, un tentativo di truffa ad un anziano a Monza è stato sventato con l'arresto di 2 persone da parte di un agente di polizia che si è accorto di quanto stava accadendo. Il servizio. La truffa è un reato subdolo che molto spesso viene perpetrato ai danni delle persone più anziani, fragili o indifese. Un agente di polizia del commissariato di Monza si è trovato casualmente 2 giorni fa a notare un anziano che porgeva 7-8 banconote in euro ad una coppia di stranieri all'interno di un'auto con targa spagnola in via Marsala, nella città brianzola. Il poliziotto è intervenuto e ha arrestato i 2 truffatori. Con la scusa di non conoscere la moneta europea e di voler vedere come erano le relative banconote, i 2 di nazionalità iraniana, ma residenti in Spagna, hanno tentato di raggirare un 80enne monzese, sottraendogli quanto aveva nel portafoglio. Fortunatamente per lui e sfortunatamente per i 2 stranieri, l'agente di polizia intervenuto ha sventato il tentativo truffaldino. I 2 sono madre e figlio di 45 e 20 anni, con permesso di soggiorno per rifugiati, rilasciato dalle autorità spagnole. Hanno precedenti penali per altre truffe commesse in Europa. Nell'auto anche un'altra figlia, una bambina di 8 anni. Anche il marito, non presente, era noto per precedenti sempre per lo stesso reato. Sono stati condannati con rito direttissimo a 6 mesi di reclusione, ma con la sospensione condizionale della pena e dunque sono già in libertà. La bambina di 8 anni è stata affidata a una comunità per minori e i 2, appena in libertà, si sono presentati alla struttura tentando con varie scuse di riavere la ragazzina. Stiamo registrando una serie, che dire comunque fisiologica, di truffe e danni di persone anziane. Questa volta è andata bene perché c'è stato l'incrocio
di alcune circostanze. Questi truffatori sono già stati scarcerati, quindi significa che probabilmente continueranno il loro mestiere? Tecnicamente sono stati condannati e la pena è stata sospesa in maniera condizionale. Teoricamente significa che alla commissione di un fatto analogo, in caso di condanna, pagheranno anche i 6 mesi a cui sono stati condannati. Di fatto sono persone libere. Prima di chiudere torniamo a parlare del caso dell'omicidio Macchi, perché sono terminate le ricerche nel parco Mantegazza di Varese della possibile arma del delitto e di altro materiale che potrebbe essere utile alle indagini nell'ambito dell'inchiesta su questo, sull'omicidio della studentessa Lidia Macchi, massacrata con 29 coltellate nel 1987. Secondo una delle ipotesi investigative, Stefano Binda, l'uomo arrestato lo scorso 15 gennaio con l'accusa di aver violentato e ucciso la ragazza, sua ex compagna del liceo, potrebbe aver nascosto un coltello nel parco nei giorni successivi al delitto. L'area verde è stata dissequestrata nel primo pomeriggio e ora è nuovamente accessibile al pubblico. Le ricerche condotte da agenti della squadra mobile di Varese e militari dell'esercito con metal detector e geoscanner erano iniziate appunto lo scorso 15 febbraio. Nelle scorse settimane erano stati trovati alcuni coltelli arrugginiti e finiti con il tempo sottoterra. Si stanno occupando delle analisi sui reperti nominati dal sostituto PG di Milano, Carmen Manfredda, con il compito di accertare se le lame siano compatibili con l'arma del delitto e l'eventuale presenza di sangue o impronte digitali. Seguiremo ovviamente ancora questo cold case tornato alla ribalta della cronaca. Il telegiornale però termina qui per oggi e tra poco il calcio con Nova Stadio Sprint, poi alle 20.30 ricordatevi di Linea d'Ombra. Da parte mia e della redazione del TGN i migliori auguri per queste vacanze pasquali. Ci ritroviamo, torna l'informazione di Telenova martedì. Buona serata a tutti e buona Pasqua.